Una casa avrà i vecchi e gli allettati, allineati per orizzontale e composti gli uni sugli altri, alternati da strati di badanti, polacche e moldave, per il sostentamento disposte ad incastro, a spina di pesce, coi centenari montanari, a triplo vincolo, le vecchissime vergare marchigiane, usate a mo' di foratelle, gli intubati sussunti nel grande disegno, le fantesche innestate come impianti, i curati e i curanti, i validi e gli invalidi, canterti delle nuove antisismiche, antiabitanti, senza bisogno. Una casa avrà tutte le frasi, le belle frasi, le frasi tipo, le frasi struttura, la memoria di quanto accaduto, la prevenzione nelle zone ad alto rischio. Per prime le scuole dovranno architettura di frasi ad alto rendimento, a basso costo, senza tema di risparmio di frasi, anzi, sondando i corpora delle più pronunciate frasi dopo il disastro, sarà una casa inattaccabile, leggera come il fiato delle frasi, modulare, prefabbricata, ecologica, con i nessuno sarà lasciato solo. Accanto ai, prendiamo a modello il Giappone. Grazie alla forza intrinseca della materia prima più diffusa, ecco la casa altro che popolare, casa in prosa, casa fonetica, con tanti rappresentanti e funzionari e urbanisti, ma anche i sognatori e la gente comune senza le lauree, tutti quanti in prima linea, in maniche di camicia, arrotolate sopra il gomito, i muscoli delle braccia tesi mentre tengono le mani a megafono, tutti rivolti a sud-ovest a gridare frasi bellissime, indistruttibili. Qualche burlone griderà pure Forza Juve o Viva la Fica. Poi ci saranno anche quelli senza voglia di gridare, i soliti sfaticati, rimasti senza casa, peggio per loro. Una casa scava la terra, scava un buco, una buca, una tana, una nicchia, una fossa, un fossato, una cava, un crepaccio, burrone, precipizio, un abisso. E al centro vi posa la terra scavata. Riempie di terra la terra svuotata, riempie la casa di assenza di casa. Questa è la casa fatta di futuro. La riconosci dalla presenza del bambino. Bambino bello col gioco didattico in pannolone. Neonato occhioni a pancia in sotto sul letto. Bambino più grandicello con il pallone in cortile, bambina che maneggia cose arrotondate, mangia tonnellate di budino arricchito con omega 3,
La squadra mangia, l'asilo mangia, la scolaresca mangia. Mangime di bambini, fondamenta del futuro. Cosa offriremo ai nostri ecc? Mastica con le gengive dure come sassi ogni domanda. Ammorbidisce. Non siamo stati tutti bambini una volta? Non c'è rimasto bambo nel nostro cuore di matriosca? Bambini accompagnati da altri suffissi e maggiori dimostrazioni di speranza, anche alcuni feti, come attestazioni che la vita non finisce, va avanti, i bambini ce lo provano. Possiamo sempre ricominciare dall'inizio, fare tantissimi bambini, tantissimo futuro. La grande casa del futuro è tutta aperta, come le fontanelle sui crani dei bambini. È proprio un futuro a fontanella, cascata di futuro, senza osso. Bambini molli che scorrono ovunque per casa. Bava.